Ma lei ha pensato di mandare anche la lettera in cui denuncia le cose che Rupnik le ha fatto? Non solo la richiesta di documenti, ma anche la lettera in cui racconta come è stato trattato da Marco Rupnik. La Sì, vuole mandare? se questo è importante, è possibile praticamente spedire tutti i documenti a natura o no, perché tutto fissavano nostro amico, tutto in completo, come tutti i documenti adesso in completo. Nostro Sì. Artem, sì, lui fa quello, però è possibile spedirlo direttamente, originali documenti. Lei, vabbè, ma le dice spedirlo a chi? No, in Italia da prima, poi bisogna decidere. Altra cosa, è buona idea adesso preparare piccolo mostro per quella tema, Sì. praticamente non è troppo ricco questo, pochissimi soldi per spedire Certo. quello, però Sto bisogna trovare pensando. dove è possibile questo fare, dove. Sì, a Ravenna non è possibile per lei fare una mostra dove, insieme alla signora Patrizia o a Venezia, come diceva. Bisogna chiamare Quando... prima, sì, bisogna chiamare dove è possibile fare quello. Va bene, se riesce a organizzarlo, ovviamente me lo dice, io qualsiasi cosa riesco a organizzare in Italia, facciamo a quel punto uscire subito l'articolo. Sì, chiaro, chiaro. Prima, certo, ma lo facciamo uscire comunque, però era per, se lei sa che farà una mostra o qualcosa del genere, allora possiamo far uscire le due cose insieme, in modo anche da fare pubblicità un po' alla mostra. Esatto. Va bene, comunque io continuo a scrivere, poi mi sento sempre, sono sempre in contatto con Caterina e con Maria e quando ho un testo glielo faccio avere. Bene, penso alcuni giorni, 2 o 3, è possibile parlare con Caterina. Va bene, allora rimango in contatto con lei. Va bene. Grazie, grazie. Grazie, buona giornata. Buona Buona giornata, giornata. altrettanto.